Furti ogni giorno, tutti i giorni, più volte al giorno. Arrestata dai carabinieri del nucleo radiomobile, la banda specializzata nei colpi sulle auto dei clienti dei pronto moda cinesi nelle strade del macrolotto 1. In manette, mentre stavano compiendo un furto in via dei Fossi, sono finiti tre nomadi pluripregiudicati di 34, 30 e 28 anni, due residenti a Prato e uno a Pistoia. Nella loro auto, una Ford bianca che i carabinieri avevano individuato da qualche giorno come quella che presumibilmente apparteneva ai malviventi, è stata trovata diversa refurtiva e attrezzi da scasso, in particolare punte di trapano usate per forzare le serrature delle macchine. Furti velocissimi che in qualche caso sono stati commessi sotto l'obiettivo delle telecamere di sorveglianza installate fuori dai pronto moda. I tre svaligiavano le auto arraffando di tutto. Dentro le auto, che spesso vengono prese a noleggio dai cittadini stranieri che vengono qui ad acquistare, si trovano qualunque cosa, iPad, telefoni, ma anche contante e anche altri oggetti personali che necessitano a queste persone per le loro brevi o lunghe trasferte nel nostro territorio. Per cui necessariamente abbiamo rinvenuto anche oggetti estremamente costosi e anche capi di vestiario e calzature estremamente costose. Tra la tanta refurtiva anche un paio di scarpe firmate, valore 900 euro. Secondo i carabinieri sarebbero diverse decine i furti messi a segno, ma non tutti sono stati denunciati perché qualcuno neppure si è accorto che il bagagliaio era stato ripulito. Agivano di giorno perché i pronto moda e gli acquirenti si muovono soprattutto nell'arco della mattina o del primo pomeriggio. Più colpi, sostanzialmente era un gruppo di persone specializzate in questo tipo di reato, in questo tipo di azioni fulmine. Ieri mattina in tribunale c'è stata l'udienza di convalida dell'arresto, disposte misure cautelari alternative al carcere.